serie bwin, tutti i colori della passione. 14esimo turno di serie bwin in scena allo stadio San Francesco di Nocera Inferiore, dove gli uomini di Auteri ospitano il Grosseto del Principe Giannini. I padroni di casa sono scivolati nella bagarre salvezza dopo il brutto KO ad Empoli. Gli ospiti invece si trovano al decimo posto in classifica nonostante le recenti sconfitte contro Sassuolo e Bari. Prima del fischio d'inizio, un minuto di silenzio osservato per le vittime di Genova. Arbitra Mariani di Aprilia. La prima occasione ed è doppia per i padroni di casa. Prima Farias, bella la risposta di Narciso che si supera poi sulla ribattuta di Scalise. Solo 20 secondi dopo ci prova il Grosseto, bella la conclusione di destro di Mancino. Gori manda il pallone in calcio d'angolo, ancora Farias protagonista per la Nocerina, riceve da Catania, la sua conclusione però finisce fuori. Nocerina passa in vantaggio al minuto 10, pallone sulla corsia di destra per Scalise, cross perfetto per Castaldo che anticipa Narciso e mette in rete il gol dell'1-0. Vantaggio per la Nocerina al minuto 10 con il settimo gol in questo campionato per Luigi Castaldo, attaccante classe 82. Ancora protagonista la Nocerina, ancora Castaldo, questa volta ci prova a giro da fuori area, fuori di un soffio però. Minuto 30, calcio d'angolo ancora per i padroni di casa, colpo di testa di Di Maio, Narciso si supera in calcio d'angolo e sulla conseguente battuta arriva un'altra occasione per la Nocerina, questa volta a due passi sbaglia Pomante. Doccia fredda per i padroni di casa con il destro a giro su calcio di punizione, splendido davvero, di Nicola Mancino. Primo gol con la maglia del Grosseto quest'anno per lui, per il napoletano classe 84, 1-1 al minuto 39 del primo tempo. Solo 4 minuti dopo arriva però il calcio di rigore in favore della Nocerina per il fallo di mano, anche ammonito, di Moretti. Sul tiro che rivediamo dal replay di De Franco e quindi calcio di rigore per i padroni di casa. Castaldo, nonostante riesca a mandare Narciso dall'altra parte, mette il pallone fuori dopo tre realizzazioni consecutive dagli 11 metri. Nel secondo tempo non cambiano le due formazioni in campo e il Grosseto a rendersi pericoloso al minuto 3 con il sinistro di Mancino. Gori ci mette una pezza. Minuto 6, Farias fa tutto da solo, gran bella azione del giocatore della Nocerina e poi Castaldo si fa parare il pallone da Narciso. Minuto 13, occasione decisiva per il match, arriva Consonni sulla splendida assistenza di Alfageme. Il centrocampista classe 77 controlla perfettamente il pallone. Fa tutto con il sinistro e mette in rete il gol del 2-1. Decimo gol per lui in maglia Grosseto dal 2005. Minuto 20, ancora ospiti pericolosi, questa volta è Alfageme a fare tutto da solo, sbaglia però poi la conclusione è più facile, ovvero il pallonetto tu per tu con il portiere avversario. Ci prova ancora la Nocerina, tiro di Bruno, ne approfitta Farias, cerca di saltare Narciso che però è bravissimo a toccare prima e a bloccare poi il pallone. Finisce 2-1 in rimonta per il Grosseto che torna alla vittoria dopo due KO consecutivi. Per la Nocerina è notte fonda dopo 0 punti nelle ultime due uscite.